Ciao ragazze, allora nuovo video, come vi ho anticipato su Instagram per questo video ho deciso di parlarvi un attimo, fare un punto della situazione riguardo i saldi Essence, perché devo dirvi che quest'anno purtroppo la situazione dei prodotti Arrivederci, quindi quelli in promozione che non saranno più disponibili negli espositori, è peggio rispetto a quella degli anni scorsi. Quindi permettetemi, prima di iniziare ad elencarvi tutti i prodotti appunto in saldo che ho trovato nel mio espositore Essence più vicino, e prima di farvi vedere tutto ciò che ho acquistato, perché ho preso un bel po' di cose, di farvi due premesse doverose. Allora, prima cosa sono i saldi Essence? Per chi naturalmente si approccia per la prima volta ai saldi Essence, vi dico che due volte l'anno, quindi ad inizio autunno e ad inizio primavera, l'espositore Essence si popola, ecco, di nuovi prodotti, mentre altri che sono sempre stati disponibili precedentemente vanno fuori produzione. Tutti questi prodotti che andranno fuori produzione, definiti da Essence stesso prodotti Arrivederci, hanno per questa volta un prezzo promozionale di 1,29 euro. Quindi tutti i prodotti che trovate in saldo sono prodotti quindi che hanno un prezzo super scontato, indifferentemente dal loro prezzo iniziale. Detto tutto questo, io naturalmente non posso che consigliarvi ed approfittare dei prezzi scontati Essence. Tutti i prodotti in saldo Essence sono quelli che trovate nell'espositore Essence segnati in giallo, e naturalmente non tutti i prodotti sono a 1,29 euro, ma solo quelli selezionati. Seconda premessa che voglio farvi è che quest'anno sta succedendo un po' un casotto riguardo questi saldi. Prima cosa, perché gli espositori nei negozi OVS sono diminuiti, perché in molte parti d'Italia, come è successo anche da me, l'espositore Essence è stato sostituito da un bellissimo espositore di Makeup Revolution. Questa per me è un'ottima cosa, perché io adoro Makeup Revolution, però dall'altra parte mi dispiace anche un pochettino, in quanto sono anche fan dei prodotti Essence. Quindi almeno io mi sono dovuta rivolgere a un espositore da scarpe e scarpe, che è sempre devastato. Infatti, come potete vedere, fra pochissimo sono riuscita a trovare non tantissime cose. Poi, leggendo un po' tra tutti i vostri direct, ma anche un po' su Facebook, ho visto che ogni espositore di ogni catena di negozio che tratta Essence, da quello che ho capito, ha dei prezzi scontati diversi. Cioè, nel senso, se vi recate in un espositore OVS trovate determinati prodotti Essence a 1,29 euro, se andate da scarpe scarpe magari non trovate gli stessi di OVS, e così via anche se andate da Coin, da Tigotà, eccetera. Quindi a questo punto credo che la cosa migliore sia acquistare questi prodotti online, anche se, diciamo, c'è l'altra parte della medaglia. Ho visto che online i saldi non sono proprio identici a quelli dei negozi, perché i prezzi sono un pochettino più alti. Quindi io vi consiglio, se avete un espositore, insomma, Essence vicino, di recarvi lì e vedere quello che trovate, senza stare a dire ma io volevo quello, non c'è in promozione. No ragazze, accontentatevi e basta. Quest'anno è andata un pochettino così. Vi ho detto quindi un po' la mia, quindi direi che possiamo iniziare con il video dei saldi Essence vero e proprio. Io mi baso su tutto ciò che ho trovato da scarpe e scarpe. Allora, per prima cosa ho trovato gli smalti nail polish, quelli, per farvi capire, con il nuovo packaging molto molto simile a questo, di cui alcuni colori sono in promozione appunto a 1,29 euro anziché 1,99 euro. Se volete provare questi smalti Essence, prendeteli, perché comunque hanno un inci fatto molto bene, anche se almeno sulle mie unghie non durano tantissimo. Allora, nel mio espositore ho trovato in promozione tutti i rossetti Instacare rossetto labbra lipstick, dal numero 01 al numero 06.
Inizialmente ho pensato subito di acquistare almeno una colorazione, ma poi ragazze, come potete vedere dalla foto che vi lascio in questo momento qui, non ho acquistato nulla perché tutti i rossetti erano sporchi, danneggiati, aperti. Passiamo poi alle palette occhi, a 1,29 € anziché 8,99 €, e infatti mi è dispiaciuto molto non trovare questa palette, la palette Hello New York Ombretti Occhi, che è quella dai toni un po' più freddi. E stessa cosa, sempre a 1,29 € ho trovato la palette G-Day Sydney, anche questa ragazza è bellissima, ha i toni più caldi e sinceramente mi piace molto di più rispetto alla New York. Se la trovate, prendetela. Passiamo poi ad altre due palette, e sono la Behan Original, anche questa 1,29 € anziché 4,99 €. Come potete vedere dalla foto, la palette era disponibile nell'espositore, era l'ultima, era super danneggiata, per questo naturalmente ho deciso di non acquistarla. Ho però voluto provare questa palettina qui che naturalmente ho trovato scontata ed è la Make Your Own Magic. Nessuno dei prodotti che vi ho elencato finora, naturalmente oltre gli smalti, hanno un buon inci. Questa infatti e tutte le altre contengono purtroppo dimeticone. Sto cercando di aprirla e siccome stamattina ho realizzato un make-up davvero molto molto, cioè guardate, anche questa è già stata swatchata, io non ho parole, va bene. Siccome ho un make-up molto molto leggero, volevo provare alcune colorazioni con voi sugli occhi. Ho preso il mio specchio e guardate, io direi di iniziare a prelevare questo colorino qui, ma proprio giusto per dare molto polverosa, guardate, per dare giusto un po' di colore e naturalmente non scrive un granché. No, ragazze, questo colorino scrive davvero molto molto poco. Benissimo. Allora preleviamo questo qui vicino. Questo già diciamo che è un pochettino più pigmentato, polveroso. Io prenderei adesso questo arancione giusto per dare un po' di colore caldo. Ragazze, neanche questo scrive tantissimo. Super delusa perché no, non scrivono moltissimo. Per 1,29 € sì, si può anche fare, ma per 4,99 € il prezzo pieno assolutamente no. Sempre prezzo scontato abbiamo gli Holo Wow Matita Occhi Jumbo effetto olografico. Poi abbiamo la pochette per make-up e poi iniziamo con gli illuminanti. Ho trovato ben due illuminanti in promozione e sono la Glow to Go Palette Viso, anziché 5,29 € e questa palette naturalmente non ha un buon inci. E poi abbiamo la Glazed Donut Illuminante Viso, sempre 1,29 € anziché 5 €. E questo prodotto, anche se non ha un buon inci, come potete vedere, ho deciso di acquistarlo. Un po' anche spinta dal packaging. Si presenta all'interno in questo modo, quindi è un illuminante, sembra matte, bianco. Forse magari swatchato così ne ho preso troppo e troppo pigmentato, magari provo un attimo a sfumarlo con le dita. Beh, dai, si sfuma bene, però ragazze, con la luce naturale si vede che è presente. Magari fatemi sapere se anche voi lo avete già acquistato o se lo avete già provato, se vi è piaciuto o meno. Altri due prodotti per la base viso che ho trovato in promozione sono lo Stay Cool Lama Illuminante Viso, ossia questo prodotto qui che ragazze non potevo non acquistare, ha un packaging esterno davvero troppo carino. E poi ho visto che fra tutti è uno di quelli che si difende bene perché ha un inci ottimo. Secondo me magari può essere utilizzato non solo come illuminante ma anche come terra e magari proviamo a fare un mix di tutti i colori. Beh, lo vedo un po' più trasparentino e un po' più rosato rispetto al Glaze. Anche di questo magari vi farò sapere nei prossimi giorni se mi sono trovata bene o meno, perché comunque avendo un buon inci avevo pensato anche di utilizzarlo un po' per tutti i giorni. Sempre 1,29 € anziché 4,49 €.
9 abbiamo il Glow Like a Mermaid illuminante viso. Questo illuminante purtroppo non ha un buon inci. Io, avendo già acquistato quello a forma di ciambella di prima, ho deciso di non prenderlo. Ancora parliamo di illuminanti, ce ne sono altri 3 che vanno fuori produzione. Sono praticamente degli illuminanti liquidi per il viso e purtroppo non hanno un buon inci. Abbiamo poi fuori produzione il Make Me Brown polvere per sopracciglia, che però alla fine sembra quasi un eyeliner, prezzo scontato da 2,99. E ancora un prodotto che invece volevo acquistare sono i Melted Chrome ombretto occhi. Tutte li adorano, sono fantastici, e gli unici 2 colori in promozione sono il numero 03 e il numero 05. Sono nello specifico un argento e un blu, sono anche molto belli i colori, però gli unici 2, diciamo, ombretti disponibili di queste colorazioni nel mio espositore erano rotti, cioè si vede che erano proprio stati aperti e si erano rotti, quindi alla fine ho deciso di non acquistarli. Un prodotto che invece mi ha incuriosito tantissimo per la base viso è un primer, appunto trovato al prezzo scontato di 1,29 anziché 4,49, e vi parlo di questo della linea All About Matte, ed è il T-Zone Primer Stick Anti-Shine. E ragazzi, io alla fine ho deciso di prenderlo perché ha un inci ottimo. Si presenta come un classico primer in stick, magari ve lo metto qui, è proprio completamente trasparente, ha anche un odore discreto, non è male, e questo serve naturalmente per chi tende a lucidarsi. Io non sono una persona del genere perché, diciamo, ho una pelle molto secca, però magari lo proverò. Ecco, l'effetto sulla pelle appena si applica sembra quasi una polverina. Voglio sapere anche naturalmente da voi se avete provato questo primer e se vi siete trovate bene o meno. Proseguo con 2 spray fissanti, e abbiamo il Glow to Go spray fissante illuminante e il Prime Studio HD Hydra Primer. Allora, il Go to Go spray fissante illuminante già vi dico che ha un buon inci, io l'ho già provato, mi sono trovata molto bene perché comunque dà proprio questo effetto bellissimo luminoso al viso. Se avete una pelle secca che non tende troppo a lucidarsi, è un prodotto ottimo. L'unica cosa è che ha il dispenser che non distribuisce bene il prodotto sul viso, quindi se lo trovate e lo acquistate, prendetelo sì, ma cambiate almeno il dispenser, perché altrimenti vi troverete tutte macchie luminose sul viso. Io di questo primer già vi ho parlato in un altro video Essence che vi lascio nelle schede. L'altro primer Hydra HD invece non ha un buon inci e non l'ho mai provato. Ho trovato invece in promozione alcune matite labbra, e sono le Stay 6 ore True Matita Labbra resistente all'acqua, quindi waterproof. Tutte le colorazioni andranno fuori produzione, io già ne avevo acquistate 2 perché queste matite mi piacciono moltissimo e soprattutto sono molto pigmentate. Sempre a 1,29€ abbiamo anche alcuni lucida labbra della linea Shine Shine Shine. Ancora matite labbra a 1,29€ anziché 1,89€ ho trovato le Draw the Line matita labbra colore istantaneo. Usciranno tutte fuori produzione. E ancora ho trovato il rossetto labbra Ultra Last numero 05 a 1,29€. Sempre 1,29€ anziché 2,49€, ho visto le Electric Vibes matite occhi e labbra di tutte le colorazioni. Mascara, in fatto di mascara ragazze, da me l'unico segnato in promozione era l'Instant Volume Boost Mascara Occhi Nero Assoluto Anti Sbavature, di cui naturalmente non ho trovato traccia. Poi abbiamo 2 eyeliner, il Super Last Eyeliner Occhi Nero effetto matte e tutti gli eyeliner in pennarello di tutte le colorazioni. Allora, sono contentissima perché ho trovato un bel po' di blush con buon inci appunto a un prezzo scontato. Per prima cosa tutti i Mosaic Blush, ossia questi qui che hanno un inci ottimo, vi consiglio se li trovate di prenderli assolutamente perché sono fantastici. E poi anche i blush che si chiamano Blush Viso Effetto Opacizzante,
anziché 3 euro vengono 1,29, tutte le colorazioni sono scontate e io ho cercato di prendere il colore più decente e più carino, ossia il numero 20 Berry Me Up, ma ce n'erano davvero tantissimi. Questo è il colore che ho scelto io, davvero molto molto bello. Guardate, ha anche una bella pigmentazione, non me lo aspettavo. Inci ottimo e adesso lo applichiamo insieme. Neanche troppo polveroso. Wow! No ragazze, questi sono davvero bellissimi. Assolutamente, se riuscite, non fatevi scappare né questi blush e neanche i mosaic blush. Passiamo alla cipria. Abbiamo poi in promozione la All About Silky Matte Cipria Viso Compatta Fissante, i correttori Stay Matte Viso e Contorno Occhi, di cui tutte le colorazioni appunto usciranno fuori produzione. Questo ragazze è tutto quello che sinceramente ho trovato io nel mio espositore scarpe scarpe più vicino. Fatemi sapere se magari da voi erano presenti magari altre promozioni di altri prodotti. Mi affido a voi perché so che siete la fonte più attendibile sinceramente in questo momento. Spero che comunque questo video vi sia stato utile, vi mando un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!